Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni. Mancano 9 giorni ai ballottaggi in Abruzzo, un altro turno per conoscere i sindaci in 5 nostre città che non sono riuscite ad eleggere il nuovo primo cittadino nel primo turno, quindi si va ai ballottaggi. E Rete 8 seguirà anche questa seconda fase di campagna elettorale attraverso i suoi confronti che diventano faccia a faccia a questo punto della competizione elettorale in sinergia con il quotidiano Il Centro. Questa sera è il primo dei nostri incontri che vede ospiti i due candidati sindaci al comune di Francavilla al Mare, che sono Luisa Russo e Roberto Angelucci. Con loro il collega Adriano De Stefanis del quotidiano Il Centro. Francavilla al Mare che in un certo momento dello scrutinio di lunedì sera sembrava anche vedesse avvicinare uno dei due candidati, Luisa Russo, alla soglia del 50%, che poi invece ha proposto il secondo turno. Vediamo insieme ad Andrea Di Fabio, per riepilogare la situazione, qual è il rapporto di forze dal quale si parte. Luisa Russo ha un 48,56%, Roberto Angelucci al 29,63%, poi ci sono gli altri candidati, Livio Sarchesi al 7,58%, Franco Moroni al 5,99%, Camillo Paolini al 3,93%, Moreno Bernini all'1,99%, Carmine Montebello all'1,19% e Gianluca Baldassare all'1,13%. Questo l'esito del primo turno. Come si sa, il secondo turno è sempre un'altra partita, sia per chi è in vantaggio sia per chi deve inseguire, quindi insomma sono giorni importanti nei quali ognuno si gioca le sue carte, e lo faranno anche questa sera cercando di convincere intanto di rimotivare i propri elettori, poi anche di convincere quelli dell'altro schieramento e anche quelli della platea che ha scelto altri candidati nel primo turno. Adriano De Stefanis, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a te, grazie per l'invito a nome mio e ovviamente a nome della redazione del quotidiano Il Centro, con cui, come hai ricordato tu, c'è questa collaborazione che abbiamo già iniziato la settimana scorsa. Adesso ci ritroviamo nuovamente qui per questo secondo round, se così possiamo definirlo. Adriano, che questa mattina ha firmato un articolo che è apparso appunto in pagina del Centro di Francavilla, in cui ha cercato anche di tastare un po' gli umori degli altri candidati, quelli che non fanno parte di questo scontro di ballottaggio. Quindi questo sarà sicuramente uno dei temi, delle domande che lui farà. La formula cambia rispetto al primo turno, essendo in due i candidati. Abbiamo già fatto un sorteggio, ci saranno blocchi di 3 domande nell'ordine di risposta, poi ogni 3 domande verrà invertita. La domanda sarà sempre la stessa, 2 minuti fatta da Adriano, 2 minuti per rispondere a ciascuno di essi, poi naturalmente ci sarà l'appello finale. Allora, Adriano, possiamo accendere, fuoco alle polveri. Esatto, possiamo accendere il confronto. Come hai ricordato tu, Carmine, poco fa, questa mattina è uscito questo articolo dopo una settimana di analisi, di riflessioni, dove si è cominciato a parlare anche di alleanze e di apparentamenti. Però prima di arrivare a toccare questo punto partirei dall'analisi del voto, perché comunque gli elettori si sono espressi, tra domenica e lunedì c'è stato un primo risultato, un primo riscontro. Abbiamo ricordato in apertura, Luisa Russo ha chiuso con il 48,56%, Roberto Angelucci con il 29,63%. Io vorrei chiedere ai candidati un commento, un'analisi di questo primo giudizio degli elettori, e successivamente farei una domanda specifica per ciascuno dei due. Cioè, da un lato a Luisa Russo vorrei chiedere come si consolida e come si mantiene questo consenso, perché ci sono circa 19 punti percentuali che non sono pochi tra i due candidati, e dall'altro lato invece a Roberto Angelucci cosa bisogna fare per rimontare questi 19 punti percentuali in ottica ballottaggio. Allora, Luisa Russo la prima a rispondere. Sì, allora l'analisi del voto ovviamente insomma dimostra che c'è stato un ampio consenso sulla mia persona, perché il 48,56 degli elettori si è espresso a favore della mia coalizione, ma ho avuto preferenze notevolmente superiori rispetto alle mie liste, circa 400 voti in più, e questo quindi è un dato che attesta che la mia figura è passata, sono stata apprezzata e che c'è stata, diciamo, una sonora bocciatura invece della proposta della coalizione centrodestra. Devo dire che su 22 sezioni sono risultata vincitrice su 21 su 22 sezioni,
Hanno votato moltissime donne rispetto più degli uomini, c'è stata un'astensione ma sicuramente inferiore a quella che c'è stata a livello nazionale, perché ha votato il 62% dei cittadini contro, mi pare, una percentuale a livello nazionale al di sotto del 60%, sì. Quindi anche questo è un dato, diciamo, positivo. E durante la campagna elettorale si è spesso parlato o strumentalizzato il discorso delle campagne, delle contrade abbandonate, invece sono andata benissimo anche nelle sezioni relative alle contrade, faccio riferimento a Pretaro, al Foro, a Contrada Piana e tante altre contrade, quindi vuol dire che hanno apprezzato la mia proposta, hanno apprezzato la proposta e l'amministrazione uscente, ma hanno apprezzato la mia proposta di ripartire proprio da quelle zone, si sono fidati di me, del mio programma, si sono fidati della mia proposta di istituire un assessore alle contrade, quindi anche questo è stato un elemento molto positivo. Adesso si tratterà solo di consolidare, convincere tutti i miei elettori a tornare al voto, perché insomma si tratterà solo di quello, e convincere qualche astensionista ad andare a votare per costruire, collaborare e costruire il proprio futuro. Bene, grazie Luisa Russo. Roberto Angelucci, allora operazione rimonta come si prepara? Ma diciamo che anche noi spingeremo per far tornare i nostri elettori a votare e sicuramente stimolare un po' tutti. È chiaro che la prima parte, la prima fase era incentrata sul non far raggiungere il 50 più 1% a Luisa Russo. Noi eravamo concentrati ad arrivare al ballottaggio almeno con intorno al 30%, e questo risultato si è ottenuto. È stata una campagna elettorale bella, educata, tranquilla da parte di noi candidati. Invece elementi pesanti, tipo diciamo l'attuale sindaco, hanno inteso continuare con anche bugie, accuse, dipingere la mia persona come un elemento, diciamo, negativo, quasi un bandito su Francavilla. Io non sono tutto questo, ho continuato a fare le cose che ho sempre fatto, mi pare che non ho mai messo né in tasca nulla, né ho levato dalle tasche dei francavillesi nulla, ma ho dato tantissimo alla città. Non ho mai approfittato a livello personale anche per soddisfare esigenze, diciamo, di lavoro familiare. Quindi la gente mi conosce. Torneremo a parlare un po' più di queste cose in questa seconda parte, per farci capire meglio, far capire che tante cose sono state fatte a Francavilla, importanti, significative, opere come, voglio dire, negli anni della mia amministrazione, come la variante, il Mumi, avviato il porto, avviata la pista ciclabile, avviate tante iniziative e un bel rapporto con i cittadini, nelle contrade e nei quartieri, dove la presenza costante mia e della mia amministrazione, insomma, ha dato i giusti servizi completati nelle varie località, nei vari punti di Francavilla. Quindi ci faremo capire meglio. È chiaro che in questa fase mi stoppo per rispetto. Va bene, che comunque poi ci sarà modo di completare il ragionamento rispondendo magari anche alla seconda domanda che Adriano De Stefanis vi sta per porre. Sì, Carmine, perché intanto i candidati già hanno toccato qualche tema che io mi terrei ancora per... Esatto, tra un pochino ci arriviamo, soprattutto sul discorso, diciamo, di qualche polemica, di qualche scintilla che c'è stata, anche come giusto che sia, possiamo dire, in questa settimana. Io intanto vorrei chiedere ai candidati come intendono affrontare quest'ultima settimana di campagna elettorale, cioè se sarà una settimana più incentrata a parlare con le persone, ribadire le proprie idee, ribadire quei concetti, quei progetti che già sono stati espressi nelle settimane e nei mesi scorsi, oppure se ci si concentrerà più che altro sul discorso di alleanze e apparentamenti per cercare di andare a recuperare quei voti che serviranno per ottenere il successo. Aggiungo che per gli apparentamenti c'è tempo fino a domenica, quindi in questo caso sono due giorni eventuali di trattative. Luisa Russo.
Allora, io ritengo che il risultato da me raggiunto sia stato straordinario, perché ero l'unica, eravamo 8 candidati sindaci, quindi insomma ovviamente il 48,56% vuol dire che metà della città ha votato in mio favore e l'altra metà ha votato in favore degli altri 7 candidati. Quindi io credo che non farò apparentamenti, anzi dichiaro che non farò apparentamenti, sicuramente colloquerò come già sto facendo, dialogherò con tutti, parleremo dei nostri progetti, continueremo a parlare con le persone, a convincere ad andare a votare, a portare avanti il nostro progetto, parleremo del nostro futuro. Devo dire che è già partita la macchina del fango, dove cercano di farmi passare come il burattino pilotato da qualcun altro, ma la città ha capito che non è così, perché appunto, come ho detto prima, ha espresso molte preferenze in più in mio favore, quindi ha capito chi sono io. Sono una persona competente, capace, esperta. Antonio Luciani mi ha chiamato nella sua giunta perché aveva bisogno di un avvocato competente, e quindi non è lui che sta pilotando me, ma lui mi ha chiamato per la mia esperienza e la mia competenza. Quindi continuerò a parlare di queste cose, di progetti e del futuro di Francavilla. Questo sarà il lavoro che farò da oggi fino a venerdì prossimo, sicuramente. Grazie Luisa Russo. Roberto Angelucci. Ma è la cosa che ho sempre fatto, parlare con le persone. Per quelli che mi conoscono è stato semplice, per gli altri che dopo 10 anni di una propaganda negativa è chiaro che hanno voluto sapere di più, mi hanno voluto conoscere di più, hanno voluto sapere il perché ci sono state alcune cose, tipo perché si è venduto il patrimonio, perché non abbiamo più una piscina che può garantire alle fasce sociali più deboli l'utilizzo della stessa, perché abbiamo un cimitero che non è più gestito direttamente dal comune, ma in fondo è stato fatto un piacere più pensando alle elezioni regionali prossime di Antonio che pensando agli interessi dei francavillesi. Le contrade probabilmente si è lavorato molto da parte loro sul singolo, sulle persone. Io non voglio parlare di clientelismo, ma purtroppo anche questo c'è stato. Io per la stima che ho per Luisa, non partono certamente a me certe cose, ma non ho mai utilizzato altri sistemi se non quelli di dire la verità. Altri probabilmente stimolati da quello che è stato fatto, fango buttato su me stesso, probabilmente qualcuno ha voluto reagire con la satira, e ci sta tutta, la dobbiamo accettare, perché così come l'ho accettata per tanti anni io, e non era neanche satira, ma erano proprio denunce che mi volevano vedere da qualche altra parte non libero, e che si sono risolte sempre tutte molto bene, e solo con un danno per me, diciamo, di tempo, di soldi, per ribadire le mie ragioni e la mia. Io ho lavorato solo per la città, mi sono dato sempre da fare, quindi continuerò a fare questo anche in questo periodo di ballottaggio. È chiaro che gli altri 6 candidati che non si trovano al ballottaggio, dobbiamo ragionare con loro per cercare di far capire le nostre ragioni. Bene. Allora, terza domanda, sempre di Adriano. E allora, Carmine, visto che Roberto ha chiuso dicendo dobbiamo ragionare sì, con gli altri 6 candidati, io mi riallaccio al discorso che facevi tu in apertura. Questa mattina, proprio sulle pagine del nostro giornale, è uscito un servizio in cui più o meno ciascuno di loro ha comunque dato un'idea di quella che sarà la sua volontà, no, in vista di questo ballottaggio. Il più chiaro di tutti, o perlomeno il meno criptico, è stato Livio Sarchese, candidato del Movimento 5 Stelle, il quale comunque ha dichiarato di aver avuto dei contatti già con Luisa, anche con Roberto, però chiaro, ha detto, io la mia idea è sicuramente più vicina al pensiero di Luisa, e poi da non sottovalutare il discorso che lui riuscirà a conservare il suo seggio in Consiglio Comunale solamente in caso di vittoria di Luisa Russo. Quindi mi sembra di capire che quel 7,5%, se non ricordo male, di voti presi dal Movimento 5 Stelle verrà confluito, comunque si cercherà di farlo confluire sul versante russo. All'altro lato c'è stato invece Franco Moroni, che ha dichiarato il mio cuore è a destra, lasciando comunque presagire un impegno in favore di Roberto Angelucci. Ecco, voglio chiedere ai candidati
quanto sarà importante cercare di trovare un accordo per andare a recuperare un 22%, abbiamo fatto i calcoli, più o meno quel voto, quello che è stata chiamata un po' la dispersione del voto, no? gli altri 6, è stato un 22%, ecco, un 22% che può far molto comodo, immagino soprattutto a Roberto, che abbiamo detto in apertura di recuperare quel 19, Luisa probabilmente ne ha bisogno meno. Ecco, voglio chiedere un attimo entrambi come la pensano, come la vivono e cosa faranno in questi giorni per cercare di accaparrarsi quel consenso. Russo. Tutti, mi sono fatta una lunga chiacchierata a Livio Sarchese, a quale sono legata a un rapporto di amicizia e di stima legata derivante dalla nostra professione. Abbiamo parlato di programmi, di progetti, ma comunque io credo che l'elettorato del Movimento 5 Stelle comunque spontaneamente è più indirizzato verso la mia figura, anche per le indicazioni che sta dando Conte a livello nazionale. Ho chiacchierato anche con Camillo Paolini, sentirò anche gli altri, Franco Moroni era fuori Francavilla, quindi lo ascolterò, ma senza promettere nulla, assolutamente, senza nessuna proposta di apparentamento. Sicuramente discuteremo di progetti, se vorranno sostenermi andrà benissimo, altrimenti, insomma, ripeto, la città ha apprezzato notevolmente la mia proposta, la mia figura, e quindi continueremo in questo modo, convinceremo, faremo tornare tutti al voto e convinceremo anche gli astenuti ad andare a votare per la mia figura. Questa è l'idea che ho da portare avanti per nei prossimi giorni, quindi, insomma, sicuramente, ribadisco, non apparentamenti ufficiali che comunque non porterebbero a nulla, quindi stiamo serenamente procedendo, portando avanti la nostra proposta che è già stata accettata dalla metà della città. Bene, Roberto Angelucci. Io partirei dall'analisi, il perché 8 candidati sindaci. Diciamo che 7 su 8 nascono da uno stimolo provocato da Antonio Luciani, cioè la giunta Luciani e ha lasciato un po' tutti scontenti, partendo, ecco, proprio dai 5 Stelle. Loro non hanno voluto l'accordo nella prima fase per viaggiare insieme, proprio perché non volevano spartire nulla con Antonio Luciani e con le sue proposte, perché Antonio si era comportato in modo scorretto nei loro confronti. E quindi hanno fatto le loro liste e si sono battuti per ottenere il loro consigliere, anche se di minoranza, nella futura giunta. Poi il gioco dei numeri ha tirato fuori questo Jolly che porta Sarchese in consiglio solo con l'elezione della Russo, quindi quelli che andranno a votare dei 5 Stelle voteranno Sarchese votando Russo, e solo per avere la loro rappresentanza, e sfido chiunque a non fare la stessa cosa, per avere la propria rappresentanza di movimento, oggi devono votare in questo modo. Io confido pure in tanti scontenti, perché se hanno spinto tanti dei 5 Stelle a formare quelle liste perché erano scontenti di quella situazione. Gli altri candidati sindaci hanno avuto la stessa motivazione, formare liste per cercare di non rimandare questa giunta al comando di Francavilla. E quindi adesso io, chiaro che riparlerò con tutti, stiamo parlando con i cittadini, con i candidati sindaci non eletti, e sono fiducioso che sicuramente l'elettorato è un elettorato moderato, un elettorato che già mi conosce, quindi sarà più facile attrarlo. È un'impresa importante, ma noi ci sono sempre piaciute le imprese difficili e combatteremo fino alla fine. Bene, allora noi ci fermiamo adesso per la prima pausa, poi riprendiamo invertendo l'ordine in cui risponderanno alle nostre domande. Linea alla regia, tra poco torneremo con la tribuna elettorale sul comune di Francavilla al Mare. Siamo tornati in studio per un nuovo giro di domande e di risposte. Questa volta il primo a rispondere sarà Roberto Angelucci per le prossime 3 domande. Ne faccio una io, perché, insomma, le vostre coalizioni dal punto di vista
della loro formazione hanno un misto di forze politiche e di movimenti civici. Ecco, quando diventerete sindaci di Francavilla, voi riferirete alle segreterie dei partiti oppure avrete un rapporto con i partiti di altro tipo? Perché questo è un tema su cui bisogna essere anche chiari nei confronti dei cittadini quando ci si candida a governare anche una coalizione oltre che una città. Roberto Angelucci. Ma io mi sono sempre dedicato all'amministrazione, non ho mai fatto la grande politica. Quindi quando ho iniziato le mie amministrazioni ho detto le cose ce le vediamo nella nostra città. E non ho mai rimesso le decisioni di Francavilla in mano a segreterie provinciali o regionali, ma tutto quello che si è fatto e si è fatto di buono l'abbiamo fatto condividendo. Tenendo presente che le mie amministrazioni hanno visto coinvolte direttamente l'amico carissimo Marcello, padre di Luisa, e al mio fianco dal programma a tutto il periodo della mia amministrazione lo stesso Antonio Luciani, che avevo indicato allora quale candidato possibile candidato sindaco esterno dopo la mia uscita. Quindi figuriamoci, io sono civico da sempre, libero da sempre, guidavo un'amministrazione di centrodestra, l'ultima, e avevo fatto la tessera della Margherita perché la Margherita rappresentava una parte della mia Democrazia Cristiana e vedevo che poteva in quel momento ridire qualcosa. Quindi ho sempre guardato agli interessi della città, agli interessi dei cittadini, fare promozione sulla città, ma attraverso le azioni della città, le esigenze di Francavilla, mettendo a rischio la mia carica, la mia poltrona, ma ho sempre cercato con grande forza di tenere uniti tutti. Ho terminato le mie amministrazioni iniziate con maggioranze risicate, le ho terminate con grandi maggioranze. Il pericolo che segnalo è che ci sarà che se dovesse non succedere, cioè se non si arriverà alla mia elezione e dovesse risultare Luisa, sicuramente si riapriranno quelle guerre che sono terminate solo per esigenze elettorali all'interno del PD, all'interno degli schieramenti, e io Luisa non l'avrei sicuramente mandata allo sbaraglio. Lei è una donna sicuramente forte e decisa, però questi sono i pericoli che ci troviamo alle porte. Luisa Russo. Vedo una grande confusione, una grande contraddizione in ciò che dice il mio competitor. Allo sbaraglio non sono, so cosa devo fare, so cosa voglio fare, voglio scrivere una nuova pagina di questa città, della storia di Francavilla, con il mio modo di fare, con i miei sistemi, con il mio carattere. Non sono divisiva, ma sicuramente tutto ciò che racconta Roberto Angelucci non ha modo proprio di esistere, avendo il precedente sindaco riscosso nella precedente elezione il 67% dei risultati elettorali, del successo elettorale, quindi non vedo dove ci siano divisioni, ci sono stati degli screzi nella scelta del candidato sindaco, accade in tutte le coalizioni, è accaduto anche lì. Mi chiedo invece, quindi sicuramente non riferirò alle segreterie, ma avrò sicuramente il grande sostegno del Partito Democratico e di Azione, ma noi abbiamo espresso il maggior numero di voti nelle liste civiche, perché anche la lista civica Insieme Siamo Francavilla, che è la lista in fondo che faceva capo a me, ha avuto un exploit incredibile, quindi la città sceglie le persone, sceglie le competenze, e quindi questo sarà il lavoro che verrà fatto. Mi chiedo invece chi, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, continua a parlare di unioni civili, apertura all'immigrazione e così via. In questo vedo delle contraddizioni. So benissimo che Roberto non è così, ma si troverà a dover discutere con chi lo vorrà sostenere. Confido nel fatto che comunque sarò io ad amministrerò con la mia squadra, con il mio programma, con i miei metodi, e quindi certamente mi confronterò con l'opposizione, perché l'opposizione deve essere un'opposizione costruttiva e tutti insieme faremo il bene della città. Adriano, Altra domanda, Carmine. Io vorrei fare due considerazioni su quello anche che si è detto in questi giorni, quello che è venuto fuori sia da un gruppo che dall'altro. Da parte del gruppo che fa capo a Roberto Angelucci, anche alla vigilia si diceva cerchiamo di arrivare al ballottaggio, perché poi al ballottaggio si apre completamente una partita e saremo in 7-1, proprio con riferimento a quello che diceva Roberto poco fa, perché quello che si sostiene
insieme dall'interno e che tutte queste candidature che ci sono state sono arrivate proprio in risposta ad un'amministrazione Luciani evidentemente a questi candidati non gradita. Quindi mi piacerebbe una riflessione di Roberto su questo punto per capire se effettivamente si punta sul tutti contro uno per cercare di ribaltare il risultato. Dall'altro lato invece a Luisa vorrei chiedere questo, cioè anche nei giorni scorsi il sindaco uscente Antonio Luciani ha detto probabilmente l'unico rischio, un sindaco che a dire il vero si è mostrato piuttosto tranquillo, l'unico rischio può essere quello dell'astensionismo, altrimenti dovremo andare in maniera piuttosto serena verso il successo. Ecco, vorrei chiedervi una vostra considerazione su questi due fattori partendo da Roberto. Roberto Angelucci. È chiaro che l'appello oggi è rivolto agli elettori, è rivolto ai candidati sindaci non eletti, ma principalmente agli elettori, che dovranno tornare a votare innanzitutto, dovranno tornare a confermare i voti già dati al primo turno e cercare appunto di far capire bene a tutti il messaggio che e lui ci ha citato il 67%, si partiva da un 67% e il centrodestra partiva da un 17%. Un 67% ottenuto grazie al grande lavoro, dobbiamo essere onesti fino in fondo, di Cristiana Canosa che è stata dietro le quinte, ha lavorato bene per l'amministrazione, è stata una grande organizzatrice e come ricompensa poi è stata mandata a casa. E quel 67% è stato il grande risultato di quel periodo storico dove Antonio ha dovuto fare la parte buona e l'altra ha dovuto fare tutto il resto. Nella seconda fase è qui che noi diciamo che Antonio ha sbagliato e che ha pensato sempre solo alla candidatura alla regione prima e quindi pure alla nascita, come vi dicevo, di alcune cose strane tipo la gestione del cimitero, sono stato un piacere politico fatto. E poi ha pensato meno a Francavilla, ma ha pensato più in ottica regionale. Non è andata bene per le ultime elezioni che ha portato Marsilio, ci riprova, lo dice chiaramente, è terrorizzato del suo futuro e continua a insistere in questa campagna elettorale a buttare fango, come nelle ultime uscite dove mi hanno voluto far apparire me non criticando un semplice gesto, ma mettendoci 10 euro, adesso darà adesso 10 ci arriviamo, euro Roberto. A ogni elettore, o dicendo da uno che non rispetta la legalità cosa vi aspettate. Queste sono le cose che fanno male e la reazione dei suoi che mi conoscono bene, la non reazione dei suoi mi fa ancora peggio. Luisa Russo. Parliamo di Luisa Russo e del futuro di Francavilla, vi prego, perché io esco, sicuramente sono la continuità di un'amministrazione, ma lo farò col mio modo di fare. Allora, la città ha già compreso qual è il mio programma e come verrà portato avanti da me, quindi io dovrò riconfermare quei voti e convincere alcuni elettori ad andare a votare per me, elettori che hanno sostenuto gli altri 7 candidati sindaci. Io non credo che i candidati abbiano la forza di spostare il loro elettorato su di me o su Roberto Angelucci. Sarà ogni singolo elettore a decidere, lo deciderà ascoltando me, leggendo i programmi, quindi continuerò a fare questo, andrò nelle contrade a ringraziare chi mi ha dato fiducia, chi ha creduto in ciò che ho detto, nei modi che utilizzerò per ripartire da Francavilla. La macchina del fango è partita fortemente sui social, ma diciamo, permettetemi di dire che è partita più dalla coalizione centrodestra, che veramente sta mettendo in campo tutto ciò che può fare per recuperare questi 20 punti. Non ci riuscirà, loro pensavano di attestarsi sul 35-36% come da precedenti dichiarazioni fatte da Roberto Angelucci, si sono fermati al 29%, io pensavo di arrivare al 45-46%, sono arrivata a sfiorare il 49% ed anzi in alcuni momenti ero quasi data per vincitrice al primo turno, quindi recuperare questa forbice di 20 punti vedo che è quasi impossibile. Io manterrò il mio elettorato e convincerò qualcun altro parlando solo della mia figura, di me stessa e dei programmi che porterò avanti con la mia squadra e con la mia coalizione, squadra fatta di consiglieri uscenti, alcuni, ma anche di tanti nuovi che porteranno nuove idee, nuovo entusiasmo e grande competenza.
Adriano, un'altra domanda? Siamo arrivati, Carmine, secondo me al piotto forte di questa serata, perché è vero, Luisa dice concentratevi sulla mia figura, però è altrettanto vero che il sindaco uscente Antonio Luciani comunque è entrato in questa, perlomeno in quest'ultima settimana, prima di campagna elettorale e poi di voto, a partire da un post che ha pubblicato domenica a ora di pranzo, con cui ha denunciato Roberto Angelucci che andava a portare dei pasticcini in giro per le sezioni elettorali, post a cui poi Roberto Angelucci ha risposto, e successivamente un paio di giorni fa ha pubblicato una lettera al centrodestra in cui ha voluto ricordare agli elettori il non ricambio non solo generazionale, proprio a livello di famiglie, no? di francavillesi, sostenendo appunto che poi chi compone il centrodestra appartiene sempre allo stesso ramo, allo stesso ceppo. Anche in questo caso è arrivata una risposta non solo da parte di Roberto Angelucci, ma anche di altri protagonisti, no? del mondo del centrodestra, penso per esempio ad Alessandro Mantini. Diciamo che si è accesa questa campagna elettorale, quello che era mancato è arrivato. Mi piacerebbe sentire la posizione di entrambi i candidati, sia sul discorso dell'interferenza esterna da parte del sindaco Luciani, e sia ecco, come leggono sia il gesto di questi pasticcini che hanno fatto così discutere, e anche questa lettera che l'attuale sindaco ancora in carica ha voluto scrivere al centrodestra. Cominciamo con Roberto. Roberto Angelucci. Sì, io ritengo che tutte queste uscite di Antonio Luciani hanno fatto solo danno a Luisa Russo. Poteva mantenere i toni bassi e ognuno se la giocava con le proprie carte, così come siamo noi, che ci siamo sempre visti, salutati, abbracciati, avuto ottimi rapporti sempre. Così volevo che andassero le cose. Lui è entrato col suo modo di fare pesante, solito, invece di evidenziare e criticare un aspetto politico, un gesto, ci ha voluto sempre aggiungere cose brutte, corruzioni, soldi, cioè un'immagine. Poi l'ultima, che veramente mi ha lasciato scioccato, quella lettera al centrodestra, dove cita le famiglie, ma le famiglie sono sempre le solite, non solo Angelucci, ma i Russo, i Demedio Luciani, Bruno, i Campi, Buttari, cioè sono le famiglie che da sempre hanno governato insieme o contro la città, ma e con rapporti, e hanno governato anche bene, quindi io non ho nulla da dire su come quello che hanno fatto negli anni queste famiglie. Lo sforzo non c'è stato né da una parte né dall'altra nel voler trovare gli eredi, far crescere i giovani. L'unico esempio buono di questa campagna elettorale è l'elezione, vincendo o perdendo, di un giovane, per Paolo Paolini, candidato nella lista Angelucci sindaco, che ragazzo popolare, dipendente di un'azienda, quindi lavoratore, giovane, pieno di entusiasmo, si è fatto capire, lo hanno votato, e noi su questa cosa dobbiamo puntare, cioè questa squadra di giovani che sono venuti fuori, che ci hanno messo l'entusiasmo, che stanno un po' in tutte le liste, saranno i componenti della mia giunta, saranno le persone che dovranno non essere prese e buttate dopo le elezioni, dopo che hanno dato il loro contributo piccolo o grande, ma che dovranno essere i candidati futuri sindaci di Francavilla, e non ancora una volta, per l'incapacità dei partiti, andare a ripescare i vecchi nomi di Francavilla. Luisa Russo. Questo Antonio Luciani, tanto denigrato, devo dire che ha dato il suo nome ad una lista che è stata la più votata della mia coalizione, ma se non sbaglio di tutte le coalizioni, quindi va bene, quindi lasciamo parlare i cittadini. Veniamo a noi. Sicuramente io ho condiviso ciò che ha scritto Antonio Luciani, ho dei toni diversi, ma ciò che è emerso è che la coalizione centrosinistra ha espresso una figura nuova, Luisa Russo, sì, con una famiglia alle spalle, ma c'è sempre c'è Luisa Russo che per la prima volta è candidata e si propone alla città. Roberto Angelucci è sempre lui, diciamoci la verità, mi sarebbe piaciuto competere con Giulia Angelucci o con i fratelli, questo avrei voluto che tutti noi proponessimo alla città, nel senso che secondo me
nel momento in cui io riuscirò a vincere queste elezioni, il centrodestra dovrà riorganizzarsi e togliere quel tappo che è stato messo nel riproporre Roberto Angelucci senza riuscire a trovare o senza voler trovare tra di loro un valido professionista, un valido personaggio da proporre come candidato sindaco. Sicuramente sarebbero riusciti a raccogliere maggiori consensi. Cioè la città vuole che la squadra si rinnovi, che ci siano giovani o meno giovani, ma comunque giovani, non dico solo anagraficamente, che si propongano alla città, portano nuove idee, nuovo entusiasmo. Ciò che Roberto Angelucci ha detto e ha fatto, tutto ciò che poteva esprimere per la città lo ha già espresso, quindi è questo che la città non ha fatto passare. Quindi procediamo in questo senso e sicuramente andremo bene. E anche il centrodestra sarà obbligato a riorganizzarsi, a formare una nuova squadra, e a quel punto la città crescerà tutta insieme, con centrodestra e centrosinistra che lavoreranno per il bene della città. Allora, siamo all'inversione adesso dell'ordine di risposte, quindi sarà adesso Luisa Russo a rispondere per prima a una nuova domanda di Adriano De Stefano. Ma Carmine, a questo punto io vorrei chiedere questa cosa ai candidati. Eravate in 8 a giocarvi il ruolo di nuovo primo cittadino di Francavilla, siete rimasti in 2, tra poco più di una settimana conosceremo chi dei due andrà ad amministrare la città. Immaginatevi al comando di Francavilla la prima o le prime cose da fare, una domanda piuttosto scontata, nei primi 100 giorni di amministrazione. Da dove si riparte, dove c'è bisogno di intervenire, cosa bisogna fare per dare un nuovo slancio a Francavilla? Luisa Russo. Ho già promesso alla città che ripartirò dalle zone meno centrali di Francavilla. Questa amministrazione ha dovuto lavorare principalmente sulle zone più centrali per rilanciare la città, rilanciare il turismo, ci è riuscita bene e gli elettori lo hanno capito, tant'è che ho avuto consenso e maggioranza sia nelle zone centrali, in cui gli elettori hanno quindi apprezzato il lavoro fatto, ma sia nelle contrade, nelle zone meno centrali, in cui hanno creduto nella mia promessa, nel mio impegno a ripartire dalle zone meno centrali di Francavilla. La prima cosa che farò quindi sarà quella di una ricognizione dello stato dell'arte, di marciapiedi, asfalto, perché questa è una delle prime richieste che mi viene fatta, una ricognizione per poi poter intervenire subito e fare in modo che nei prossimi 5 anni tutto sarà sistemato, comunque la maggior parte di queste marciapiedi, questi asfalti, sia sistemata. Sicuramente un buon amministratore deve pensare sì all'ordinario, alle esigenze quotidiane, ma deve pensare a costruire la città del futuro. Quindi metterò su un ufficio competente per reperire i finanziamenti statali, regionali ed europei per portare avanti le tante opere di cui abbiamo parlato, per completare le piste ciclopedonali, per realizzare il famoso cammino verde. Questo avvierò immediatamente il procedimento per avviare il famoso cammino verde che da Piazza Sirena andrà su verso le colline, e così tante altre opere. Presenterò alla città il progetto che già i progettisti che detengono il diritto d'autore ci hanno presentato per la riqualificazione del portale dell'Auditorium Sirena, e così tanto altro. Insomma, tanto c'è da fare, ma questi sono i punti dai quali ripartirò. Alberto Angelucci. Sì, certo, le esigenze di Francavilla sono tante, ha evidenziato Luisa e ha ammesso che si è data precedenza ad altre cose, ma io ritengo che quando vogliamo far vivere bene i cittadini e ci candidiamo ad ospitare, perché viviamo di turismo, dobbiamo pensare a tutti i servizi, a tutto quello che manca nella città o che si è totalmente rovinato nella città. Pensiamo appunto alle strade, ai marciapiedi, ai rapporti con le contrade, le vie, le pulizie in generale, i parchi abbandonati. Ho lasciato 4 ettari di villa turchi, orto botanico, non c'è stato un secondo di attenzione. I 12 alloggi inseriti in quel parco all'avanguardia sono in quasi totale abbandono, addirittura uno non è occupato da 3 anni e il locale sociale è invaso da liquami dove si trovavano le attrezzature per i seggi elettorali. Quindi la mancanza di attenzione su tante cose. Più ci sono le cose da riavviare immediatamente, soldi che ci sono per l'appalto del terzo depuratore. Il terzo depuratore deve partire per non rischiare più di avere liquami in mare nel periodo di agosto, che
non solo pregiudicherebbero la salute dei cittadini, ma l'immagine della città e anche mettono a rischio la bandiera blu. Quindi poi ci sono i grandi progetti. Stamattina, passando, prima di venire qui, sono andato sulla spiaggia e ho visto a rischio strutture pubbliche e strutture private, ma principalmente a rischio la sabbia, quella che ci fa campare con il turismo, per una scellerata politica di utilizzo di fondi regionali, 1 milione di euro dati per fronteggiare quel rischio, e invece spalmati clientelaralmente probabilmente su tutto il territorio. Il risultato finale: ste scogliere, sti pennelli li abbiamo nelle zone con sabbia, con più sabbia, nelle zone dove c'era erosione, che fungono da mulinello per portare via. Quindi una variante ANAS che deve essere solo finanziata da finanziamenti europei, e poi ci sono altri progetti importanti che devono essere utilizzati. Adriano De Stefanis, un'altra domanda per i due candidati. Io vorrei porre l'accento sul discorso della composizione del Consiglio Comunale, perché comunque nell'uno o nell'altro caso è un Consiglio Comunale che è destinato a mutare anche in diversi elementi. Abbiamo trattato anche l'argomento sulle pagine del nostro quotidiano. Ci saranno comunque delle esclusioni anche eccellenti, se vogliamo, a partire dal Presidente del Consiglio Comunale uscente, Enrico Bruno, che non è stato riconfermato, così come mancheranno anche alcuni consiglieri o assessori che erano stati eletti in precedenza. Ovviamente parlo al netto poi di eventuali ripescaggi per la composizione della Giunta, però non so, per esempio penso all'assessore uscente Davide Campri, al consigliere Antonio Iurescia, ma anche ai consiglieri di opposizione Francesco Todisco, addirittura chi ha scelto di non ricandidarsi, come Rocco Paolini, come Stefano Di Renzo. Ecco, il prossimo può essere un po' definito, comunque può essere un po' definita la prossima come un'amministrazione di un rinnovamento a Francavilla? Luisa Russo. Sicuramente sì, intanto se sarò eletta sindaco, la mia maggioranza sarà composta da 6 donne e 5 uomini. E già questo è un bellissimo segnale che è venuto da sé, perché nel momento in cui mi sono candidata tante donne si sono proposte come candidate consigliere. Quindi questa sarà la prima novità che passerà alla storia non solo di Francavilla, ma forse di grandi... Insomma, la storia d'Italia. Quindi benissimo, sarei la prima donna sindaco nella storia di Francavilla con 6 donne in maggioranza. Sicuramente ho già detto che il nostro consiglio è composto da alcuni consiglieri uscenti e tanti altri nuovi giovani professionisti, quindi abbiamo innovato e abbiamo rinnovato la squadra che amministrerà la città. È una squadra composta da competenze e nuovi entusiasmi, ed è proprio quello che serve per mandare avanti la città di Francavilla. Io quello che voglio essere il sindaco, appunto, che scrive una nuova storia, una nuova pagina di questa storia. Vorrò lasciare tutte le opere in ordine, quelle che avvierò, perché il competitor sì ha parlato di Villa Turchi, ma noi stiamo ancora pagando i debiti, perché ha portato avanti procedimenti in maniera irregolare, per cui noi stiamo ancora pagando le conseguenze. È facile arricchire il patrimonio pubblico lasciando debiti ai posteri, quindi noi tutto ciò che facciamo lo facciamo con coscienza e seriamente. Un esempio è quello della pista ciclopedonale. È facile farla dando una pennellata sull'asfalto, oppure realizzandola con delle asticelle di legno che ogni giorno devono essere manutenute e sostituite. La pista ciclopedonale realizzata dall'amministrazione della quale ho fatto parte è una pista ciclopedonale perfetta, che non ha bisogno di grandi manutenzioni, ed è questo che deve fare un buon amministratore: pensare le opere, iniziarle, finanziarle e consegnarle alle città complete, senza lasciare debiti di alcun genere. Le carte parlano, le sentenze parlano, la città ha compreso, e quindi procederemo in questo senso. Roberto Angelucci. Ma quello che verrà fuori dal ballottaggio sicuramente sarà vincendo una composizione del Consiglio Comunale diversa, con presenze, prima citavo proprio quella di Pierpaolo Paolini, un giovane, ma anche ragazze, anche una giunta che proporrò composta di
molte donne, la maggioranza donne e anche uomini giovani che mi verranno indicati dai partiti che mi hanno dato una mano in questa campagna elettorale. Quindi diciamo che con l'esperienza, ecco, qui continua la denigrazione, si dice che stiamo pagando ancora le conseguenze. Diciamo tutta la verità, quando si fanno gli espropri della Renazze, del Villa Turchi, gli espropri del Parco Carletto, gli espropri di tutto, anche dei giardini Mezzanotte che erano stati avviati, è chiaro che si fanno con i soldi previsti per gli espropri e poi ci sono i proprietari che non sono giustamente mai contenti e una legge che è intervenuta che ha detto che ai proprietari espropriati vanno riconosciuti gli stessi prezzi delle aree vendute nelle vicinanze e Papa Marcello ci ha assistito in tante tante vicende e noi abbiamo pagato le condanne di tutte le zone PEP espropriate dal allora consulente nostro che era anche lo zio o parente degli attuali amministratori che ci avevano messo 10.000 lire all'esproprio, poi siamo stati condannati e abbiamo pagato noi a 130-140 euro al metro quadro, in silenzio abbiamo pagato quegli espropri perché il compito di un amministratore è che quello che ha fatto l'amministrazione precedente va sistemata, ma non dire che è stato fatto con gare irregolari, assolutamente, c'è stata una volontà di non far costruire alloggi a Villa Turchi, alloggi alla Renazze, alloggi nel parco, nella zona Carletto e io sono felice di aver lasciato alla città queste cose. Bene, ora ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa pubblicitaria, poi abbiamo ancora altre quattro domande con le quali concluderemo il nostro faccia a faccia, linea alla regia. Siamo tornati in studio per la parte conclusiva del confronto tra i due candidati sindaci di Francavilla, Luisa Russo e Roberto Angelucci. Ancora una domanda da parte del collega Adriano De Stefanis. Carmine, io vorrei mettere questa volta in luce due fattori positivi di questa elezione, non che siano gli unici, però questi secondo me meritano particolare riguardo, uno per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra e l'altro per quanto concerne la coalizione di centrodestra, per certi versi già accennati in precedenza. Da una parte, nella coalizione di centrosinistra abbiamo trovato questa lista civica Insieme Siamo Francavilla, una lista composta da persone che hanno un'età media di 40 anni e che comunque è andata molto bene, penso che questo Luisa me lo possa confermare, ha preso poco meno di 1500 voti, riuscendo ad andare meglio di diverse altre liste che abbiamo visto in gara. Dall'altro lato invece, lo ha detto Roberto anche un paio di volte in precedenza, proprio nella sua lista, nella lista di Angelucci sindaco, troviamo la presenza di Pierpaolo Paolini, un giovane poco più che trentenne, se non sbaglio alla sua prima esperienza politica, che ha riscosso, correggimi se sbaglio, 131 preferenze e che comunque è certo di entrare in consiglio comunale, sia in caso di vittoria di Luisa Russo che di Roberto Angelucci. Ecco, piacerebbe un attimo un commento un pochino più ampio rispetto a quello. Rispetto a questo, casomai, che ne dici Adriano, se qualcuno vuole annunciare già qualche assessore, potrebbe farlo se già qualcuno, adesso ci arriviamo, vediamo che risponde. Luisa Russo. Allora sì, devo dire che l'esploit della lista Insieme Siamo Francavilla conferma il fatto che la città sceglie le competenze, sceglie le persone. La lista era una lista giovane di persone mai candidate, forse un paio erano stati candidati, uno era assessore, ma un giovane assessore, trentenne, quindi stessa età del famoso Pierpaolo Paolini che viene citato tutti i giorni e che saluto perché l'ho visto crescere a fianco a casa mia, quindi sarà il benvenuto nel Consiglio Comunale. E quindi, però questo voglio dire, questo ha voluto anche dire il sindaco in quel post che è stato tanto commentato e criticato, la città sceglie le persone, quindi questa lista Insieme Siamo Francavilla è una lista fatta di giovani professionisti che tutti hanno contribuito per la crescita di Francavilla e tutti insieme hanno portato il loro bacino di voti perché sono stati apprezzati da persone che neanche li conoscevano. Uno dei candidati ha fatto una battuta scrivendo che chiedendo chi alle piane avesse espresso il voto in suo favore perché non sapeva di chi si trattasse, è stato simpatico questo ed è questo che la città ha voluto premiare ed è
Questa è la proposta che ho voluto fare, quindi gruppi civici che stanno andando avanti e che hanno delle proposte importanti per la città e che quindi proseguiranno. Per quanto riguarda futuri assessori non ne ho ancora parlato, non ne voglio parlare, avrò l'imbarazzo della scelta perché veramente, come ho sempre detto, ho una squadra forte tra consiglieri eletti e i primi non eletti, veramente avrò l'imbarazzo della scelta. Roberto Angelucci. Ma indubbiamente, come dicevo prima, è stata nella prima fase una bella campagna elettorale, sempre con le presenze pesanti, però ce l'abbiamo fatta. E adesso noi ci prepariamo a questo ballottaggio sperando di riuscire a ribaltare un risultato. La prima e grande soddisfazione, ripeto, è stata quella di aver messo in lista e conosciuto tanti giovani che sono stati messi non per portare i loro voti, ma per portare il loro entusiasmo, la loro professionalità. Sicuramente la scelta degli assessori ricadrà all'interno di questi giovani, all'interno di ragazze e ragazzi, donne, uomini, che hanno messo tutto il loro impegno, hanno fatto un'esperienza bellissima, anche difficile, anche dura, anche probabilmente anche di delusione, perché ognuno si aspetta nella campagna elettorale di più di quello che poi in effetti arriva, però noi non dobbiamo disperdere questo. Quindi non solo in giunta, non solo la creazione di un'associazione, di un gruppo vero di giovani che non garantiscano solo di far parte di un vivaio con i soliti nomi da riprendere per le prossime elezioni, ma di coinvolgere tutti i giovani Francavilla per cercare appunto di portare avanti, ed è difficile coinvolgere i giovani perché molte volte sono disinteressati, non vengono attratti dall'attuale politica, c'è il qualunquismo che dice tanto tutti ladri, tutte, e quindi ognuno cerca di stare lontano. Noi questa occasione non la possiamo perdere, il prossimo sindaco di Francavilla tra 5 anni dovrà essere un nome nuovo, un cognome nuovo per dare certezze alla città. Ho detto in questa campagna elettorale e chiudo che chiunque avesse vinto, chiunque avesse perso era costretto e sarà costretto a collaborare per la città. Adriano, dobbiamo invertire adesso l'ordine di risposte perché siamo alle ultime 3 domande, ancora per Angelucci. Ancora per Angelucci, io Carmine ci riprovo sul discorso giunta, almeno provo io a fare qualche nome, poi voi ditemi sì o no, perché da una parte per esempio possiamo ipotizzare al di là di Pierpaolo Paolini, di cui abbiamo parlato, anche un Cappelletti, insomma, che ha riportato il suo consenso, ovviamente quello dell'assessore regionale Daniele Damario con 406 voti, dall'altro invece Luisa ha potuto contare su un fortissimo contributo offerto da un'altra donna, da Francesca Buttari, 485 le preferenze per lei. Ecco, questi possono essere dei nomi spendibili da inserire in un'ipotetica giunta? Completo la domanda, conteranno più le competenze o le preferenze? Roberto Angelucci. Per chi mi conosce sa come ho formato le giunte, come ho mandato a casa gli assessori quando questi non si comportavano bene o se non rispettavano il programma, quindi mettendo a rischio anche la mia posizione. Quindi io parto dal principio che pochissimi, sia a me che a lui, si chiederanno di fare gli assessori tra gli eletti, pochissimi, perché preferiranno il coinvolgimento di professionalità e di presenze nuove e giovani per partecipare alla giunta. Gli altri sicuramente, se lo chiederanno, valuteremo tutto quello che si dovrà valutare, ma conoscendomi avranno sicuramente voglia di ridare forza al Consiglio, perché quello che è mancato in questi anni è stata la forza del Consiglio, che più volte è stato il Consiglio a mettere in crisi l'attuale amministrazione, su scelte non condivise, su azioni non fatte a favore della città. Quindi io ritengo che la giunta dovrà essere una giunta giovane, nuova, piena di professionalità e di gente disposta a lavorare, che il Consiglio vedrà sicuramente i tanti eletti consiglieri dare una mano con la loro esperienza e con il loro impegno e serietà. Io mi faccio garante, come in passato, del rispetto del programma e del rispetto dei comportamenti di ognuno.
Io ritorno a quella lettera, a quell'appello al centrodestra, ci vedo tanto un appello dell'attuale sindaco al centrodestra per un'eventuale candidatura alla regione futura, dovesse andare male quell'appello rivolto al centro-sinistra, e vedo pure che in caso di difficoltà probabilmente si dovrà ricorrere anche al centrodestra per poter portare avanti la città. Ognuno avrà la sua forza. Io, vincendo, il primo appello lo farò a tutte e sei i consiglieri, compresa Luisa, della minoranza eletta, per collaborare e dare la propria disponibilità a stare insieme per la città, perché solo così risolveremo i gravi problemi che ci sono. Luisa Russo. Allora, io devo dire che sono fortunata, perché nella mia squadra competenze e preferenze più o meno coincidono. Quindi questo è stato il grande successo della mia squadra, quindi avrò possibilità di scegliere serenamente, senza lotta per la spartizione delle poltrone. Ne parleremo dopo, adesso dobbiamo pensare a vincere e soprattutto volare alto. Qui si parla ancora di Antonio Luciani, della regione, del centrodestra, centrosinistra. Parliamo di Luisa Russo, del futuro di Francavilla, della squadra che mi sostiene. Basta parlare del passato, che sicuramente è un pezzo importante del motivo per il quale la città ha confermato la fiducia nel metodo e nelle persone, quindi basta parlare di questo, parliamo del futuro. Io lavorerò con i miei consiglieri, con i miei assessori, sarò ben grata se l'opposizione fa un'opposizione costruttiva nel bene della città, ma sicuramente la città non vuole vedere Luisa Russo lavorare insieme a Roberto Angelucci. E il mio elettore non vuole questo, così come il suo elettore probabilmente non vuole vedere Roberto Angelucci lavorare insieme a Luisa Russo. Stiamo compiendo una scelta in democrazia: chi sarà in maggioranza governerà con le proposte e col metodo, chi sarà in minoranza farà un'opposizione costruttiva, questo lo assicuro. Se sarò in minoranza farò un'opposizione costruttiva, senza aggressioni, senza discussioni, senza strumentalizzazioni, questo lo posso dire, ma se sarò il sindaco governerò con la mia squadra. Grazie, allora abbiamo l'ultima domanda sul merito e poi l'appello finale. Quindi sì, io più che una domanda sul merito, a questo punto vi chiedo, da domani mattina si parte con quest'ultima settimana per cercare di convincere gli elettori. Vi chiedo innanzitutto che settimana vi aspettate, un come dire, ripristino di quel fair play che c'è stato fino a qualche giorno fa, o magari ancora punzecchiature, polemiche, talvolta anche come dire, funzionali a cercare, nel cercare di strappare qualche consenso in più, e soprattutto quello che voi avete in programma in questi giorni, parlare con gli elettori, cercare di farvi capire da chi ancora evidentemente non vi ha compreso. Roberto Angelucci. Ma sicuramente dopo il sorteggio che ci sarà lunedì alle 14:15 in comune, quindi sapremo dove saremo collocati, se a destra o a sinistra della scheda che verrà proposta agli elettori, continueremo ad andare sul territorio a parlare, perché si tratta di riparlare un po' con tutti, attraverso i candidati, attraverso gli eletti e i non eletti, attraverso tutte le persone che hanno voglia ancora di ascoltare, perché il problema di fondo è che tanti sono stati proprio allontanati, sono scoraggiati da ascoltare, e quindi dobbiamo cercare di fino in fondo di fare questo. Sicuramente recupereremo tanto, perché se nella prima fase siamo andati con toni anche molto educati e morbidi, continueremo anche con questi toni, ma in modo un po' più deciso, un po' più fermo, per dire che il giusto non sta solo da una parte, ma il giusto lo deve cercare l'elettore, e ci rimettiamo alla sua intelligenza per arrivare al miglior risultato possibile, il risultato più dignitoso possibile, perché siamo noi, io e la mia squadra, siamo persone diciamo normali, civili, che non siamo persone che vogliono fare il male della città assolutamente, e quindi dovremo fino in fondo farci capire, far capire cosa vogliamo fare. Ho visto già in questi giorni, in questi primi giorni, reazioni da alcune anche
troppo agitate, e io sto facendo da pompiere, e da altri invece di entusiasmo giusto per cercare di fare questo lavoro. D'altronde i candidati oggi siamo noi, con le nostre cose buone e le nostre cose cattive, con le nostre storie di famiglia da una parte e dall'altra. Nessuno può fare la verginella, nessuno può sputare nel piatto dove ha mangiato. Luisa Russo. Beh, partiamo dall'ultima considerazione. Io vado fiera della mia storia di famiglia, anzi lo ringrazio di avermi fatto sapere che anche mio nonno è stato consigliere comunale, quindi grazie di questa informazione perché mi era sfuggita, quindi vado fiera di questa. Io ripartirò sicuramente, i toni sono stati alzati, sono stati proprio, è partita una macchina del fango che sta disturbando l'elettore, e questo rischia di non farli tornare al voto. Quindi il lavoro che farò è quello di raggiungere nuovamente tutti i miei elettori, facendomi aiutare dai candidati consiglieri, quelli consiglieri eletti e quelli non eletti, perché siamo una squadra unica. Li raggiungerò, li ringrazierò, li pregherò di tornare al voto guardando me e guardando il mio programma. Sicuramente questa macchina del fango sta appunto punendo loro, anche perché ci sono tante bugie, inesattezze, ma la città l'ha già compreso, quindi il mio lavoro sarà quello, e continuerò a farlo perché l'ho fatto fino adesso, di tenere bassi i toni, non rispondere alle provocazioni perché sono veramente esagerate, vuol dire che proprio questo è il loro modo per cercare di recuperare questa forbice, ma secondo me la aumenteranno anziché ridurranno. Io proseguirò nel raggiungere le persone, andarle a ringraziare e convincerle a tornare al voto, perché loro con il voto devono contribuire a costruire il futuro di Francavilla. Allora, siamo, almeno per quel che riguarda Rete 8, agli ultimi due minuti a vostra disposizione di campagna elettorale. Sono quelli dell'appello, quelli nei quali guardate dritto la telecamera, pensando che dietro ci sia una parte del vostro e dell'altrui elettorato. Ci sono, insomma, i cittadini di Francavilla. Che cosa non ha magari ancora detto in questa campagna elettorale? Che si sente di dire adesso, Roberto Angelucci, Roberto, ai cittadini di Francavilla? Due minuti. Sì, voglio dire che Francavilla è stata sempre una bella realtà, da prima della guerra e poi con la ricostruzione. Una città dove ci si vive bene, ci vivono bene i francavillesi, diciamo che da sempre l'hanno abitata, ci vivono bene quelli che l'hanno scelta in questi anni fino ad adesso, con una crescita costante di 500 abitanti in più negli anni fino al 2008-2009, poi con una crescita di 250, ma comunque sempre una crescita importante per Francavilla. Non è una città che è spenta, anzi non lo è mai stata spenta, è una città che ha risentito delle crisi del 2009, 10, 11 e della crisi della pandemia, ma ha saputo risollevarsi e reagire con la sua economia e con i suoi cittadini. Ecco, noi partiamo da questo. È una città importante, dobbiamo lavorare per questa città. Io mi sono impegnato da sempre, ho cercato di lasciarla meglio di come l'ho trovata quando sono andato a amministrare, e mi sono anche messo sempre a disposizione in questi ultimi 10 anni, ma non sono stato mai considerato per utilizzare la mia esperienza. Quindi oggi mi hanno ricandidato, mi sono ricandidato, sto lavorando per questo risultato, per continuare a lavorare per quella Francavilla che ho sempre amato, e il mio motto è stato sempre uno: Francavilla si ama sempre, non si può amare quando la si governa e poi odiare quando non la si governa. Io sono stato l'esempio di questo amore verso una città che è porta dei parchi e dovrà essere porta dei parchi, deve volare alto, non rimanere nel solo suo spazio urbano, ma rilavorare con le città vicine, rilavorare nei consorzi e nelle associazioni che oggi gestiscono i servizi del territorio, rilavorare per la gente, rimettere in moto i comitati di zona, di quartiere, delle contrade, che sono stati totalmente annullati in questi ultimi 5 anni, proprio perché la mano pesante di voler governare tutto ha fatto dei danni. Quindi noi ci siamo, stiamo lavorando, ci rimettiamo alla vostra intelligenza e ci auguriamo di poter vincere anche questo ballottaggio. Ultimi due minuti per Luisa Russo. Luisa, nel guardare negli occhi i suoi concittadini.
cosa dire, la città ha già sonoramente bocciato la coalizione centrodestra, sta per accadere un fatto importante, Francavilla avrà per la prima volta nella storia un sindaco donna, un sindaco competente, esperto, che ha voglia di fare, vuole scrivere il futuro di Francavilla, vuole eliminare le disuguaglianze, vuole proseguire con lo stesso metodo che ha funzionato e che è stato promosso, con una squadra capacissima. Io ho una speranza nel cuore, quella che tutti noi uniti andiamo insieme, continuiamo a crescere insieme, a far crescere il futuro della città, che lavoriamo per il miglioramento delle scuole, perché i bambini sono il nostro futuro, dobbiamo continuare ad aumentare la qualità della vita, a portare avanti il benessere della città, cosa che è già accaduta, ma dobbiamo continuare in questa strada, dobbiamo tutti insieme curare meglio il decoro di Francavilla, cioè ci deve essere una crescita maggiore che già c'è stata con la cura delle associazioni che hanno lavorato con me, quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare. Io ora in questi giorni vorrei stringere la mano a tutti, guardare negli occhi tutti per ribadire quello che già è passato, però che possono fidarsi di me, possono fidarsi che io consegnerò fra 60 mesi una città in ordine, una città completa di tutte le opere necessarie, una città priva di disuguaglianze di genere, disuguaglianze educative. Lo farò con i modi di fare di una donna che potrà fare la differenza, soprattutto in questa fase post pandemia, in cui dobbiamo sicuramente prendere per mano i cittadini che sono rimasti indietro e dobbiamo andare avanti. Francavilla è la città degli incontri, la città dell'amore, chi non si è dato il primo bacio sul Pontile, dico sempre, è la città in cui vengono da Chieti per godere del mare, che dobbiamo quindi curare, è la città di chi da Pescara viene a riposarsi, la città di chi viene da tutta Italia, dobbiamo proseguire così e quindi invito tutti ad andare a votare per contribuire a costruire il futuro di Francavilla. Grazie anche a Luisa Russo. Allora Adriano, noi chiudiamo qui ricordando che per chi si fosse messo in visione in ascolto soltanto da poco, il grosso di questa tribuna elettorale, di questo faccia a faccia, lo trova tra poche ore in edicola sul quotidiano Il Centro. Assolutamente sì, Carmine, come è accaduto anche la settimana scorsa, domani mattina in edicola ci sarà sicuramente un ampio resoconto di quello che i due candidati a sindaco di Francavilla hanno detto questa sera. Hanno detto diverse cose, quindi sicuramente ci sarà da leggere. Diamo appuntamento ai nostri lettori in edicola. Grazie, grazie Adriano De Stefanis, grazie ai due candidati. Grazie, buon voto a tutti. Buon voto a tutti e buonanotte. Arrivederci, noi ci vediamo lunedì prossimo perché abbiamo altre due tribune elettorali, conosceremo più da vicino e si confronteranno tra di loro i candidati sindaci di Vasto e di Roseto degli Abruzzi. Arrivederci.